Cristian, i complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri. Il miglior biancazzurro è un premio storico, prestigioso. I tuoi predecessori sono stati Allegri, Giampaolo, Carnevale, via dicendo. Qui è stato premiato anche la Padula qualche anno fa. Sì, no, no, infatti è un premio che mi inorgoglisce perché non è facile essere miglior giocatore del Pescara, perché comunque è una piazza dove comunque ci sono sempre tanti giocatori bravi. Io di questo sono contento, questo premio lo voglio dedicare, anzi lo voglio condividere con tutti i miei compagni, la società che ha creduto in me, e sono felicissimo di questo. 14 gol, speri? Spero di ripetermi. Ecco. Magari anche di migliorarti, perché sei andato ad un passo dal tuo record personale. Sì, mi dispiace non averlo raggiunto, però ci riproverò l'anno prossimo, dai. Assolutamente. Ecco, rivisitando questa stagione, benissimo, devo dire, nella prima parte, 10 gol, ma c'era Machin. Vabbè, sì, l'ho sempre detto, comunque con Machin si era creata l'intesa, diciamo, vincente, è un giocatore di qualità. Però comunque non ho mai mollato e quest'anno ho fatto davvero, ripeto, sono contento personalmente di come ho fatto. Ora, anche senza Machin, speriamo che arrivi qualche altro giocatore di qualità che mi possa aiutare a fare qualche altro gol in più. Senti, tu hai altri 2 anni di contratto, se non vado errato, col Pescara. Sì. Non ci sono sorprese, no? No, al momento sinceramente di mercato, di queste cose qui non so nulla, io faccio parte del Pescara, niente. Poi vedremo cosa accadrà, però al momento sono un giocatore al 100% del Pescara. Sono felice di restare. No, assolutamente, assolutamente, questo sì, perché come ho detto anche l'anno scorso, Pescara è una piazza importante. Ho accettato subito quanto mi è arrivata la richiesta, quindi vedremo quest'anno cosa succederà. Senti, rivisitando questa stagione molto particolare, tra virgolette, diciamo particolare, che cosa è successo? La possiamo sintetizzare magari in 4 parole? Ma guarda, quando cambi 3 allenatori significa che qualcosa non ha funzionato, no? Però penso che all'inizio stavamo facendo anche un buon campionato, poi con le dimissioni di mister Zauri, poi è subentrato le Grottali, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un po' di problemi, poi c'è stato questo lockdown che un po' ci ha un po' destabilizzato, abbiamo avuto, ripeto, tanti, non voglio cercare alibi, però è la verità, abbiamo avuto un sacco di infortunati che non ci hanno permesso di fare questo un buon campionato, però l'importante è aver raggiunto alla fine questo obiettivo che per noi è stata come, alla fine è stata come una vittoria di Champions League. E niente, ora cancelliamo quello che è stato fatto e ripartiamo con altre ambizioni, speriamo in un campionato migliore. Senti, per quanto ti riguarda una sola macchia, se vogliamo, no? L'espulsione di Venezia, anche se lì forse... No? Sì, no, mi dice... cioè, adesso possiamo dire... No, non è successo niente, in quell'occasione non è successo niente, gli ho appoggiato soltanto una mano al volto, però l'arbitro l'ha vista così. È stato un gesto ingenuo che ho fatto, però da non ripetere più. Questo lo so perché ho lasciato la squadra per 3 giornate senza di me. Un po' ne ha accusato la squadra, però l'importante, come ho detto, è che alla fine abbiamo raggiunto questo obiettivo che per noi era molto importante. Diciamo che la sanzione del giudice sportivo è stata esagerata. Come ho detto, hanno esagerato, perché secondo me non esiste una cosa del genere. 3 giornate sono davvero tante, devi ammazzare veramente qualcuno per darti 3 giornate. Ti faccio l'ultima sui tuoi gol, secondo me 2 sono state le perle, quella di Livorno, ne abbiamo parlato spesso in questa stagione, praticamente fine girone di andata, ma anche il gol col Perugia in campionato a fine stagione. Diciamo che quei gol sono sempre stati la... più belli, no? Sì, diciamo di sì, ma anche in carriera ne ho fatti tanti così. È stato sempre il mio pezzo forte quello. Quest'anno diciamo che ne ho fatti pochi, ora devo migliorare sotto questo punto di vista, perché comunque ho cambiato anche modo di giocare, ma ripeto, sono contento anche così, perché fin quando si fa gol e fin quando si fa gol per la squadra... Sono felicissimo. Adesso c'è Oddo. Sì, no, non lo conosco, però so che ha fatto molto bene qui a Pescara e speriamo di ripeterci insieme a lui, dai.